Io sono pronto, quando vogliamo cominciare? Hai visto che la fotografia è dietro? Anfield, E allora quella, possiamo partire. quella vediamo. Controlla zip. Aspetta, Dove non manchi più vedo? il blocco. Cosa? Siamo in diretta. Marco, siediti, Marco. Il brutto della diretta, Il buonasera. brutta pasta della diretta. Buonasera a tutti, tipo vigilia di Capodanno, Natale. Esatto. Sono ansioso, calmato, andando a pranzo un panino con gli Xanax. No, io poi mi sono gasato, D'Angelo ha tutto combinato. E perché dovevo dimostrare che Nino D'Angelo è meglio dei Beatles. In realtà Nino D'Angelo ha fatto una cover dei Beatles, Gesù Cristo da Lady B. Però ti ricordi quando gli chiamano gli Squallor che fecero. No, quelli erano gli Shampoo, Gli Shampoo. che all'epoca Ferlaino, che era proprietario di Radio Capri, una band di lì, per questa cosa negli anni 70 che facevano tutte cover dei Beatles, bravissimi gli Shampoo. Comunque, direttore, passiamo, non passiamo, ci vuole sapere Allora, la adesso gente quando sono 17 e si vede, 24. vuole sapere qualcosettina. Diciamo che noi siamo qui. Allora, tu sei il nostro esperto di calcio estero. Io Tu non e Walter capisco perché Mirabile. diciamo mi attribuite questa qualifica. Beh, il fatto che uno sia Spiegaci un un. po' il libro, intanto condivido un poco quello che stiamo facendo per evitare di fare stampa clandestina. Allora, Poi vedremo le domande che ci fanno. tutti ci stiamo crogiolando pensando, beh, il Liverpool in difesa è vulnerabilissimo. Probabilmente sarà così, però i numeri di quest'anno in realtà dicono il contrario, perché il Liverpool sta subendo davvero poche reti. L'ultima rete che ha subito in casa in Premier è stata con il Cardiff. Adesso il Liverpool è primo in Premier. C'è stato un periodo in cui però fine ottobre, inizio novembre, la squadra di Klopp sembrava meno brillante rispetto all'anno scorso. Che cosa fare, diciamo, ad un periodo che non è durato ma comunque per questo. Champions c'è un rendimento, in campionato c'è un altro. Mi ricordo la Juve vinse uno scudetto stratosferico, però il Milan aveva fatto una grande Champions, alla fine vinse la Champions senza grandi problemi. Oddio, vincendo la finale ai rigori. Io ho visto un Napoli molto convinto in Champions. Ancelotti ha detto una frase che mi ha fatto trasalire. Ha detto: sappiamo come fermare il Liverpool. Mi ricordo tutte le volte che lo dicevano del Napoli di Sarri, poi erano mazzati pazzi.
No, vabbè, ma sai, io non do molto spazio a quelle che sono le dichiarazioni prima del pre-gara. Voglio dire, Ancelotti prima di Napoli Stella Rossa aveva... Siamo dei coglioni, ma in realtà secondo me... un eventuale passo falso appunto in casa con la Stella Rossa. Ieri non ha assolutamente avuto questo tipo di toni. Ha detto ce la giochiamo, voglio dire... Sostanzialmente, che poi sono frasi che ha detto anche De Laurentiis, il mondo non finisce ad Anfield. Se ci dovesse essere una eliminazione, è chiaro, sarebbe una delusione, però comunque in un girone con due squadre che sono attrezzate alla vittoria finale, essere arrivati fino a qua, avremmo tanti rimpianti. Io intanto vedo che stai sbirciando una domanda per il Sì, direttore. bisogna fargli, per fermare Salah bisogna fargli sentire i tacchetti, l'ha detto Bruscolotti, Ferrara parafrasando Paolo Bruschi. Bruscolotti. Ferrara non io, è Ciro Ferrara. Sì, Ferrara sei junior, più hai piccolo di ragione. me, quindi è junior. Ma temendo, cioè, Salah, noi l'abbiamo affrontato all'andata ed è stato contenuto benissimo. Salah è un giocatore che i giocatori del Napoli comunque conoscono, nel senso che con la Roma in certe occasioni ci ha fatto male, però ci sono state anche delle occasioni con la Roma, con la Fiorentina, in cui voglio dire il Napoli l'ha reso inoffensivo. Il problema è tutto il Liverpool. Diciamo che Koulibaly, tranne una volta che gli regalò un gol, che poi gli fece un assist in occasione del Napoli che gli Ad aveva Dzeko, segnato, Napoli-Roma, il esattamente. secondo anno di Koulibaly Sarri. in genere Salah lo contiene bene perché in velocità lo tiene e poi quando si tratta di fare il corpo a corpo se lo sposta proprio come se fosse un fuscello. Vero che Sarri ha fatto un'ottima partita nell'ultimo turno di campionato, Io però ho visto il non primo sta tempo, io ho facendo la visto il primo stagione che ha tempo di fatto quella l'anno partita perché scorso. poi è cominciato il Napoli, ho dovuto vedere il Napoli. Non è che il Liverpool mi abbia entusiasmato, come da chi giocava il Barclay, Il Bournemouth. Bournemouth, e non mi sembrava una squadra straordinaria. Poi ha vinto 4-0, il secondo tempo non l'ho visto, perché poi era in contemporaneamente al Napoli, però ti dico, non è che mi ha fatto una grande impressione, non mi ha fatto una grande impressione neanche contro l'Everton, vinto 1-0 in maniera incredibile, Novantaseiesimo. con una papera del portiere nazionale inglese. Poi ho parlato con Nicola Mora, l'ex calciatore del Napoli, che ha detto che lui, Napoli Stella Rossa, se l'è vista per un po', poi ha capito l'andazzo e si è visto Liverpool, Cioè Paris partita a Saint-Germain, Parigi. Liverpool, ma ha detto che Liverpool aveva molta paura in campo. Stasera giocando in casa probabilmente non avrà questa paura, però insomma, non è il Liverpool dell'anno scorso, quello che diede 5 gol alla Roma come se nulla fosse. No, 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 vabbè, il Liverpool in questo girone è parso in tono minore rispetto appunto al Liverpool di un anno fa. Era assolutamente imprevedibile la sconfitta di Belgrado. Col Paris Saint-Germain ha vinto all'ultimo minuto, ha giocato bene, ma il Paris Saint-Germain aveva recuperato uno svantaggio di due reti. Col Napoli ha perso, come sappiamo, a Parigi ha perso 2-1, però non è parso mai effettivamente in No, grado di poter quello che ti dico, strappare un no, punto. non ha mai giocato bene, anche all'andata contro il Paris Saint-Germain vinse all'ultimo minuto, è vero che anche il Napoli ha vinto all'ultimo minuto con Liverpool e il Però Paris giocando bene. Saint-Germain ha pareggiato contro il Napoli all'ultimo minuto non giocando benissimo. Però non è il Liverpool, quante possibilità dai al Napoli di superare il turno, considerando che può vincere, può pareggiare e tutto sommato può anche perdere con un gol di scarto facendo niente, perché ma non credo che il Paris Saint-Germain abbia problemi. Guarda, il fatto che possiamo, salvo risultati strani a Belgrado, eventualmente perdere segnando. Mi fa essere un filo più ottimista, nel senso, io credo che il Napoli, in un modo o nell'altro, il gol lo trovi. Se dovessimo fare un gol, il Liverpool dovrebbe vincere 3-1. Inizia a diventare abbastanza, inizierebbe ad assumere i contorni anche dell'impresa per la squadra di casa. Abbiamo forse l'unico tecnico che può rendere possibile questo tipo di impresa, perché il messaggio che lui ha trasmesso in conferenza, la tranquillità, cioè Ancelotti credo che stia trasmettendo questo ai giocatori. Sa che il calcio Mariano, da abbiamo, sempre... scusami un attimo, Mariano, ti piace la figlia di Ancelotti? È sposata la figlia di Ancelotti, mi sembra. Eh sì, c'è stato un matrimonio proprio recentemente, voglio Quindi, dire. basta, non ne Avete parliamo visto più. la donna notevole? Vabbè, notevole, non rientra nei limiti della querela, quindi Lo può dire, lo va può dire, bene. no, notevole, speriamo che da un punto di vista intellettivo Ma anche fisico, no? volesse Non puoi dire che uno è anche, bello. anche fisico. Comunque dicevo, Ancelotti penso stia trasmettendo ai suoi giocatori il fatto che il calcio toglie e dà, nel senso che Ancelotti è passato da una finale persa con Liverpool, che avrebbe stroncato chiunque, alla rivincita 2 anni dopo, No, verso non l'anno so... dopo credo fu, No, no, 2 anni due dopo, anni dopo, sei sicuro? sicurissimo, 2 anni dopo, che fu 2005-2007.
in mezzo ci fu la vittoria del Barcellona 2006 con l'Arsenal. Vabbè, come? Ecco, c'era, e quindi questo, nel c'era, senso che non ne farebbe sta, un ci dramma. Ci stava Rafa Benitez sulla panchina del Liverpool. In entrambi i casi si affrontarono. E nella, gara, nella seconda gara c'era Pepe Reina. Mentre nella prima c'era quel folle di Dudek, che era un po' l'erede di Grobbelaar, come pazzia, come, diciamo, come istrione. Però un tiro di Shevchenko nei tempi supplementari, secondo me fu colpito, non si rese conto neanche di come arrivò a Barca. Là rientra nel C puntini puntini, nel senso là non è abilità tecnica. Detto questo, Ibra, pronostici per stasera non ne faccio, però il Napoli ha la possibilità di fare... Io ho detto 49,99% al Napoli, il resto al Liverpool. 49,99? No, io faccio... No, io faccio 50 e 50, ripeto, il fatto che segnando costringeremo il Liverpool a vincere con più di un gol di scarto. Ti aspetti un Napoli arrembante inizialmente, oppure un Napoli che si abbassa... Cioè è meglio difendersi con una linea a centrocampo oppure non dare spazio a Salah, Mané, Firmino, eccetera? Allora vorrei vedere il Napoli che abbiamo visto contro il Paris Saint-Germain a Parigi. Non vorrei vedere il Napoli che abbiamo visto contro il Paris Saint-Germain nel primo tempo al San Paolo. Perché il mio più grande rimpianto finora non è legato né al gol che abbiamo preso da Di Maria al 92esimo né al pareggio di Belgrado, bensì a quel primo tempo troppo rinunciatario contro il Paris Saint-Germain. Il fatto che abbiamo creato 10 palle gol in 7 minuti nel secondo tempo mi fa pensare che se avessimo affrontato quella gara con più coraggio potevamo addirittura vincerla, avremmo chiuso già qualche discorso. Se ci dovessimo chiudere andiamo in difficoltà. Io credo che non sia manco nelle intenzioni del tecnico. Il Napoli a un certo punto, se si dovesse chiudere, perché il Liverpool imprime dei ritmi a Bergamo, il Napoli si è deliberatamente fatto schiacciare per provare certi movimenti, secondo me. Per provare certi movimenti, anche perché fondamentalmente sapeva che l'Atalanta si poteva creare dei pericoli, ma però sempre era, diciamo, un modo intelligente per provare certe cose che non potevi provare altrimenti. Una volta subito il gol, ha immediatamente avanzato di 30 metri la linea e ha ripreso il controllo del gioco. Dopo il pareggio ha creato occasioni, è stato padrone. Io piuttosto volevo fare a te una domanda. C'è stato il procuratore di Malqui, Bruno Saten, che sabato, prima della gara con il Frosinone, aveva allora preannunciato... Allora, stasera dice Giuseppe Ossilo... Ah no, Casillo, un Casillo, amico che saluto. Stasera è uno spartiacque della stagione. È complicato decifrare il match, ma la cosa fondamentale, non dobbiamo commettere gli errori di Juventus-Napoli quest'anno. Sì, Giuseppe, non credo che si ripetano quegli errori, perché sono momenti diversi della stagione. Juventus-Napoli è stato giocato con un Napoli che era ancora sostanzialmente in rodaggio, quindi con Isai e non Maximovic, con un Zielinski e non Fabian Ruiz in campo. Probabilmente se avessimo giocato Juventus-Napoli in questo periodo avremmo visto un tipo di match. Devo anche molto dire diverso. Che il Napoli è stata l'unica squadra probabilmente che ha messo in difficoltà un po' la Juve. Sì. Perché tutte le altre partite, anche quella che ha perso col Manchester United, non ha sofferto. Anche l'Inter forse nel primo tempo l'ha messa in difficoltà, poi è impazzito Spalletti tirando fuori Politano per mettere il veloce Juve, ciò che resta di Borja Valero. Ogni tanto le fa ste cose, non lo so, forse c'ha qualche velleità, tipo togliere Icardi per mettere Santoni, qualche velleità vinovese con Tassiana, tu dici? Con Tinassa. Quindi lui dice che spera di andare in qualche modo alla... Allora, Fabio Della Volpe: Marco, con alcuni giocatori è difficile marcare Di Maria, penso si riferisca a Mario Rui, il rimpianto secondo me è averli ancora in rosa. Allora, caro Fabio, il discorso è questo. Io non sono un grande estimatore di Mario Rui, però dico questo. Napoli, quando ha preso Mario Rui, non aveva l'idea che questo giocatore dovesse giocare per un anno intero di titolare. Purtroppo c'è stato quell'infortunio. Mario Rui, in una rosa come quella del Napoli, come riserva ci sta. Poi c'è anche da dire che c'è stato il gol di Di Maria, però Mario Rui ha fatto un paio d'assist in questa Champions. Purtroppo Mertens ha colpito una traversa con il Paris Saint-Germain, con Liverpool pure prese la traversa. Non sta facendo Di Maria. Non voglio sembrare Giuffrini che fa fare i cabrini o breve. No, però è un giocatore che nella rosa ci può stare, però c'è da dire che contro Di Maria sarebbero andati in difficoltà anche parecchi altri giocatori. Cioè Di Maria contro di noi ha fatto lo stesso gol che fece in Francia-Argentina ai mondiali, ce l'ha questi gol.
Purtroppo 9 volte su 10 dai quello spazio e non te la mettono nell'acqua. Non credete, Mimmo Annunziata, che almeno nel primo tempo, vista la prova di sabato. Non ho capito che è successo, aspetta un attimo. Continuo a parlare, io cerco di rimediare a questo problemino. No, dicevo, sostanzialmente. Vabbè, l'amico Mimmo Annunziata, Ancelotti potrebbe schierare Non Gulam. credo proprio. Mimmo, tieni presente, Gulam ha fatto benissimo, ma ha giocato contro il Frosinone, che ad essere buoni Non è all'altezza del mi è Liverpool. parso inferiore al Brescia che ieri ha espugnato Salerno, ecco, cioè come Forse diciamo, anche alla Salernitana. ma vista di pisata segnata, no, non me la. Soprattutto il Frosinone è venuto a Napoli con la prosopopea di giocare a calcio. Ho visto una scena che fa male al calcio. Portiere che rinvio dal fondo ha dato la palla al terzino che stava in linea dietro di lui, fuori aria, che gliel'ha ridata mettendo la palla in calcio d'angolo. Allora, il Frosinone, da quel famoso Benevento, che secondo molti è la causa di tutti i mali dello scorso anno, che Sarri non schierò le riserve l'anno scorso, mi è parsa la squadra più scarsa venuta dal San Paolo, diciamo dal 2007 ad oggi. Più scarsa vista al San Paolo dal Napoli che fece 13 punti, insomma, probabilmente. Sì, probabilmente, no, quindi voglio dire, Gulam ha fatto piacere vederlo, ha fatto degli inserimenti, ha fatto assist, ha dimostrato di avere ancora piede. Il mio parametro è sempre Onas. Però Io ho il vedere. pallino di Onas, voi lo sapete. Onas non è scarso, 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 è scarso. È chiaro che contro il 50% delle squadre che giocano in Serie A può giocare, contro due o tre di queste fa il fenomeno. No, ma non. Allora, un asso non possiamo ancora, diciamo, dire nulla, né in senso positivo né in senso negativo. Ha giocato bene, però è riuscito a una partita fuori ruolo, negativa, contro il Chievo. Fece anche male contro la Stella Rossa quando subentrò a Belgrado. Domanda per Liberato. Beh, vabbè, la metto sulla pasta e patate, forse è un altro giornalista deve fare questo tipo di domande. Il caro Mariano, io guardando un Allora, asso. la scorza di formaggio sicuramente è a morta soia nella pasta e patate. C'è chi la fa molto bene anche con la provola, però la ricetta, perché è una ricetta povera, si usa tutto quello che c'è e si usa la scorza del parmigiano. Però È a queste sono morta soia. domande riservate ad un altro giornalista che viene preso di mira Ognuno ha i lettori che si mette. Evidentemente è un lettore di per bassa. Mi permetto di dire così perché lo conosco. Mariano De Rose. Ti invitiamo a non seguire più. No, seguici, seguici, seguici. Qua invece che chiedono? Io guardando un asso ho sempre idea che senza terzini questa formazione non possa mai esprimersi al 100%. Ma Fabio, ma nessuno dice, nel senso che non è che vogliamo dire a tutti i costi che il parco terzini del Napoli sia eccezionale, certamente si può far meglio. Isai Gonzarri aveva fatto 3 anni bene il primo, così così, gli altri due hanno preso mal qui. Voglio dire, finora il Napoli forse ha pagato qualcosa con i terzini, ma in Champions non credo, nel senso che No, dare la poi colpa. tutto sommato in giro nel mondo quanti grandi terzini ci stanno? Perché poi se andiamo a vedere quello che. Allora, là il rimpianto, ma secondo me lo deve avere più l'Inter che la Juve, È più l'Inter che il Napoli, è Cancelo, quello è fuori classe. Però, per esempio, se pensiamo ad altri giocatori ciclicamente accostati al Napoli, Versalico è sempre infortunato, ha giocato 3 partite, neppure benissimo nell'Inter. Darmian sta facendo la riserva a Manchester, Santiago Arias sta facendo la riserva a Madrid. Purtroppo chi. Ah, i fuori classe li fa No, ma in pagare questo ruolo, cioè, 40 milioni, fuori in classe è questo ruolo, Cancelo. paradossalmente, in questo momento storico ci sono più attaccanti che terzini. Sì. C'è un Gulam che a me piace molto, che però non è un fenomeno, è probabilmente, stando bene, uno dei terzini esterni sinistri più forti al mondo. Ma Gulam prima dell'infortunio era considerato inferiore a Marcelo, ma sullo stesso livello di Alexandro, cioè Stiamo una parlando di top 3 Marcelo, insomma. che ha vinto Champions in serie con Un il. tempo c'estavano, io sono molto amico di Gianni Francini, e lui mi dice che è capitato prima con Cabrini e poi con Maldera e ha giocato solo quattro Maldini volte in nazionale. stato sfortunato, voglio dire, Prima Giovanni Cabrini e poi Maldini, ho detto Maldera. No, ha acchiappato due mostri, come poi ci mostri stava pure Massimo Troisi, De questa qua. Agostini che non era male, ci stava il fratello di Baresi che non era male. Cioè, un tempo ci stavano grandi terzini in Italia, se pensiamo che Cioè, Bruscolotti. un tempo forse uno come Biraghi non avrebbe esordito in Ma io nazionale, penso neanche in Serie A, avrebbe. Sai, vuole essere. perché stiamo parlando con le frontiere aperte. Un tempo con le frontiere chiuse non avrebbe esordito neanche in Serie B, secondo me.
Oggi magari un Antonio Carannante avrebbe fatto 20 presenze in nazionale tranquillamente. Carannante, allora, speriamo, buon giocatore, però per Antonio Carannante, altro amico mio, era il pupillo di Vicini. Quando torna, infatti giocava nell'Under 21, nell'Under invece la finale con la Spa. E giocava Francini, stopper, e non c'era Riccardo Ferri. Quando Vicini andò nella nazionale A, portò tutta la squadra Under 21, disse: stiamo aspettando solo Carannante. Carannante era straordinario, poi purtroppo ha avuto gravi infortuni, ha fatto una buona carriera, ma non alla Carannante era veramente fenomenale. Senti, dietro abbiamo i tifosi del Liverpool che si fanno sentire, è uno spettacolo, io sono incantato, anche se non vedo la partita, quando inizia la partita del Liverpool mi devo alzare in piedi e sentire il coro che fanno, sono di quelle cose belle del calcio, tipo non me ne frega niente il rugby, ma io la devo vedere. No, vabbè, sì, ci stanno... grande atmosfera, voglio dire, è uno stadio straordinario, che poi il paradosso ha sempre fatto soffrire questa atmosfera tutte le squadre italiane. Chi è andato a vincere là alla fine tra le italiane sono squadre di secondo piano, cioè il Genoa di Bagnoli che vinse in Coppa UEFA 2-1, la Fiorentina di Prandelli con Liverpool già eliminato, il Liverpool di Benitez, poi l'ultima squadra italiana che ha vinto è stata l'Udinese 3-2 Europa League. Allora, 2012, e poi la Roma vinse 1-0 con Capello l'anno dello scudetto, però aveva perso 2-0 in casa. Quello che ti volevo dire, parlando con molti giornalisti che erano presenti a Stamford Bridge il giorno di Chelsea-Napoli, mi hanno detto che il Napoli perse la partita prima di scendere in campo, c'erano i giocatori del Chelsea che camminavano, passeggiavano tranquillamente con l'infradito tra i tifosi eccetera, i giocatori del Napoli chiusi in albergo, bianchi, terri, in attesa della partita. Oggi credo che questo rischio non ci sta, uno perché a differenza di Mazzarri, Ancelotti è uno che ha grande esperienza internazionale e carico, ma anche perché poi il Napoli ha giocatori di grande esperienza, sono tutti giocatori che hanno tantissima esperienza anche in Champions, fatta a Napoli e non solo. Se prendi l'11 titolare di stasera, credo che i soli non titolari in nazionale siano Albiol e Callejon. Diciamo Fabian Ruiz, che però sta Fabian Ruiz è l'Under 21... però è titolare, Allan credo che adesso diventerà titolare nazionale, poi Ospina è titolare, Maximovic è titolare. No, ma è una situazione, sì, fai bene a dirlo, profondamente diversa. Beh, quel Napoli era in A da 3 anni, e molti giocatori, voglio dire... Era il Napoli di pazienza e aronica. Cioè, giocatori... Era anche un buon Napoli, perché il Napoli aveva De Santis, che era un grandissimo... Ma un Napoli portiere, che fece Baggio bene. E Zuniga, che erano probabilmente i due migliori esterni italiani della Serie A del momento, ci stavano... Amsic, il miglior Amsic forse è stato quello con Lavezzi e Cavani. No, era un ottimo Napoli, però questo Napoli ha molta più esperienza, cioè non si può parlare di un Napoli inesperto, perché questi giocatori stanno, il gruppo di Benitez sta dal 2013, quindi negli ultimi 6 anni hanno vissuto 4 volte la Champions, hanno affrontato sfide al Bernabeu, hanno col fatto Manchester anche City, una semifinale di Europa League. Europa League, hanno giocato contro il Dortmund di Klopp, molti di loro hanno fatto dei mondiali, degli europei, cioè Mertens. A Liverpool ha giocato solo Amsic, di quelli che vanno in campo stasera, credo. Sì. Napoli giocò a Liverpool in Amsic. Europa League. Solo Amsic, sì. Che poi tutto il resto del gruppo, la stragrande maggioranza è venuta poi con Benitez, c'era fino a poco tempo fa, maggio. Ripeto, non sarà eventualmente un problema di inesperienza, anche perché, dico sì, Napoli magari non ha affrontato una finale con il Liverpool, però io credo che aver affrontato per esempio un Juventus-Napoli come l'anno scorso, dove si doveva vincere per forza, vero che non è in campo internazionale, però come tipo di peso psicologico, come partita, questi giocatori ormai da questo punto di vista sono rodati, cioè possono avere delle difficoltà. Allora, Fabio Della Volpe, ricordando quella partita, ci dice che grave ero più grossa. Indubbiamente. Non mi ricordo onestamente se giocò, mi ricordo delle cavolate nel finale di Aronica e Dossena, quando entrò Gerard. Allora, Giuseppe Casillo teme l'aspetto mentale, non quello tattico. No, ripeto Giuseppe, io non temo l'aspetto mentale, il Napoli sfide da dentro fuori in questi anni ne ha dovute fare parecchio, ripeto, dopo che hai fatto secondo me Juventus-Napoli dello scorso anno, andando lì a vincere, hai le potenzialità per far bene in questo tipo di partite. Io ricordo il Napoli di Mazzarri che per esempio trovava delle grandi difficoltà dal punto di vista psicologico quando andava a San Siro, erano anche delle milanesi diverse, però poi negli ultimi anni magari il Napoli quando ha perso la partita l'ha persa perché dei giocatori erano logori, per degli errori dal punto di vista tattico, tecnico, ma mentalmente forse a parte quella parentesi di Firenze. L'arbitro, ne hanno parlato sia Ancelotti che Klopp, quasi quasi...
Forse Klopp ci ha confuso con un'altra italiana, nel senso ammettere che il Napoli, a parte il fatto in Champions, se c'è una squadra che è stata favorita in questi anni, e non riguarda Klopp, non riguarda l'Italia, è sempre stato il Real non è stato un po' la Juve delle ultime Champions, sia il Real Bayern. Reale sì, Juve Real dell'anno Marge. Scorso, no? La... Real Juve dell'anno scorso è stata e per una legge fisica era rigore, cioè l'impenetrabilità dei corpi. Cioè, diciamo, è stato favorito forse Real Liverpool la finale, consentendo, diciamo, certi comportamenti a Sergio Ramos, non proprio. No, diciamo anche che parso strano, però Klopp di solito non è che uno che si. Ma poi tra l'altro su Scomina quante volte ha arbitrato il Napoli? Ogni 2-3 esce fuori che arbitra Scomina, che poi noi gli arbitri europei non li seguiamo come quelli italiani, ci fidiamo di più. Quindi sì. Italiani siamo più... Però Scomina non è l'arbitro. Sicuramente arbitrò il debutto del Napoli in Champions, una partita contro il Manchester City. Non ricordo se all'andata, ma il primo mi credi, anno. Non ho proprio verificato, proprio perché diciamo mi sento sufficientemente... Però, non vedo... Combinò un guaio l'anno scorso, non mi ricordo in quale partita, ma non c'era di mezzo il Napoli. Però poi in fin dei conti non è l'arbitro. Solo se il Liverpool avrà avuto un torto contro di loro. Però ripeto, io non controllo gli arbitri in Europa, proprio perché... La vedo una competizione dove ancora in questa fase, ripeto, probabilmente se dovessimo affrontare magari un Real ai quarti in semifinale mi porrei il problema, però voglio dire, vediamo. Sarebbe tardi. Sarebbe tardi. saremmo anche contenti di essere arrivati fino a quel punto. Senti, stasera se sogni un risultato, io penso che tu sogni la vittoria del Napoli. Chi deve segnare per essere capitano? Hamsik, Insigne? Ospina sul rinvio, quale sarebbe la goduria? Stasera la follia, stiamo perdendo 3-0, recuperiamo 3-2 nel finale, due gol negli ultimi 5 minuti, là proprio. Sarebbe risolto il problema della disoccupazione a Napoli, che ci sarebbero parecchi morti. Il problema del traffico, cioè Napoli diventerebbe... Tolto l'imminenza delle ambulanze, non credo che poi ci sarebbe... No, vabbè, mi aspetto il primo gol prima o poi di Caglio. Strano che non abbia ancora segnato, sta facendo benissimo. Ha diversi compiti tattici, ma non mi sembra che si sia allontanato così tanto dalla porta. Lui no, però si è avvicinato troppo Insigne. Si è avvicinato troppo Insigne, ma chi segna, E Insigne non sta facendo più gli assist a Callecom. Punizione di Mario Rui, così almeno. Ce lo combatte, diciamo. Con Mario Rui ad Anfield. Ma penso di sì, perché... Ad Anfield ha giocato anche Luigi Vitale l'altra volta, se la prese, avevamo un Napoli un po' più che ricordo rustico, la scena ruspante. Non riuscendo a prendersela con Gerrard in campo, che entrò e ci fece tre gol, se la prese con la fotografia di Gerrard quando uscì dallo stadio da fantastico col simulacro fu era un po' iconoclasta, diciamo. era un altro Napoli. Nunzio Vitolo, che ne capisce, dice grande liberato. E ovviamente non possiamo che approvare. Ripeto, chi segna segna, nel senso, spero veramente che il Napoli faccia un gol nei primi 15 minuti. Io spero che ne faccia due nei primi 15 minuti, tanto sperando una squalifica immediata del campo, si scopre finalmente. A proposito, una cosa di cui vi volevo parlare, ma sta passando sotto silenzio, ormai è stata totalmente, diciamo, nascosta. La vicenda di Paris Saint-Germain, Stella Rossa dell'andata, che se dovessimo finire tutti e tre a pari punti, che sarebbe un problema in caso di nostra sconfitta con pareggio del Paris Saint-Germain a Belgrado, c'è sempre quel famoso Paris Saint-Germain Stella Rossa, dove pare che, diciamo, i dirigenti della Stella Rossa si siano venduti un certo tipo di risultato. Non credo che tra altre cose, a naso, tu sei più esperto di scommesse di me. Se io gioco una vittoria del Paris Saint-Germain con almeno 5 gol di scarto, posso fare tutto da me. Perché mi metto sotto, mi faccio gli autogol, mi faccio segnare. Scommettere una partita in cui 5 gol e lo scarto, ci vuole un minimo di partecipazione. Io ti dico, francamente, non so se hanno giocato altro, però è pazzesco che il Paris Saint-Germain possa usufruire di una differenza reti favorevole con una partita che... Cioè, qua è successo questo. A novembre ci sono stati, a fine ottobre, inizio novembre, sti due grandi scandali per i San Giovanni Stella Rossa. È la vicenda dell'ala portoghese della Juve, non nominiamo, con una ragazza. Poi, improvvisamente, sai, la vicenda dell'ala portoghese, mi hanno detto qualcuno, che è un regalo che gli sta arrivando per motivi di sponsor. Perché una ditta americana molto famosa non ha gradito il passaggio alla concorrenza.
E quindi in America stanno facendo un po' di problemi. no, ma non mi pronuncio nel senso che io poi sono, voglio dire, garantista, quindi però E dico ti piacerebbe essere l'avvocato difensore dell'ala della Juventus? no, beh, per motivi, allora là ci sarebbe un conflitto tra quello che è il portafoglio, chiaramente mi porterebbe ad accettare con gioia. È quello però che farebbe venire fuori un'anima che in me è uscita poche volte, quella del Cioè, tu pubblico ministero. però tu potresti fare un qualcosa, dimostreresti che è innocente, oh, però che era un dopato, e quindi. Quindi, no, forse per l'uso di sostanze. No, comunque scherzi a parte, c'è sta vicenda ancora appesa, non si sa, di Paris Saint-Germain e della Russa dell'andata, e secondo me si doveva arrivare a una risoluzione prima di stasera, perché ripeto, in caso di pareggio, che è un risultato difficilmente pronosticabile a Belgrado, però voglio dire, vista la stella Anche rossa in perché non casa. credo che io non penso che il Paris Saint-Germain abbia nessunissima convenienza ad avvicinare i dirigenti No, no, per no, apparare la assolutamente. partita. Però posso pensare al contrario, cioè che siano stati i dirigenti della Stella Rossa ad avvicinarsi cercando di lucrare. Diciamo, adesso no, adesso il calcio è diverso, è molto più ricco a tutti i livelli. Però diciamo che 30-40 anni fa le squadre slave non avevano una buona fama da questo punto di vista. No, Visto quello che è successo all'andata, all'andata direi. loro hanno scommesso, hanno fatto una cosa, un numero esatto di gol. Comunque, senti, ci sta una grande differenza quest'anno, sembra, tra il primo e il secondo posto. Anche se Sì. noi da primi abbiamo beccato il Real Madrid, e l'anno scorso il Bayern Monaco vinse il girone arrivò secondo nel girone col Paris Saint-Germain. Dopodiché al sorteggio il Paris Saint-Germain beccò il Real Madrid e il Bayern Monaco il Besiktas. È tutto estremamente relativo. No, vabbè sì, quest'anno effettivamente chi arriva primo dovrebbe affrontare degli avversari sulla carta più morbidi, Però nel pensa senso. come sarebbe bello se la Juventus beccasse da prima del suo girone il Paris Saint-Germain agli ottavi di finale. Libero, se passiamo, secondo me passiamo da secondi, che altrimenti dovremmo addirittura vincere ad Però Anfield. tieni presente un fatto, che Cioè, se il Paris io Saint-Germain credo, vince là, tu io, devi però io credo una vincere. cosa, no? Questa è una partita da dentro fuori. E Sì. tu sai benissimo che quando ci sono partite da dentro fuori, la squadra che deve vincere per forza, io non credo che Liverpool giocherà in maniera scriteriata, però ci sta che negli ultimi 20 minuti possano andare avanti. Sull'ultimo calcio d'angolo va a saltare anche Alisson, ci sta. Ma guarda, ti dico la verità, io se passiamo, secondo me passiamo da secondi. Lo dico anche un pizzico di scaramanzia, però voglio dire. Gli ci mette una firma. Mettiamoci 10.000 firme, però dico questo Napoli, se dovesse eliminare appunto una tra Liverpool, molto più probabilmente, o Paris Ma Paris Saint-Germain, Saint-Germain è con qualificato. qualsiasi. Ragionevolmente, Paris Saint-Germain Sì, sostanzialmente basta il pareggio. con qualsiasi prima, anche con squadroni, non partiresti mai battuto al 100%. Chi Voglio è secondo dire. te la grande favorita di questa Champions? Ma secondo me è un'edizione strana in cui veramente la grandissima squadra forse non c'è, nel senso che se si considera favorita da molti la Juve, però voglio dire la Juve è favorita perché ha Cristiano Ronaldo, però come espressione di gioco, appena ha trovato una squadra vera in Europa, il Manchester United, seppur in maniera rocambolesca, paradossalmente nel doppio confronto sarebbe stata eliminata. Il Real paga l'assenza di Cristiano Il Real paga Ronaldo. una tensione, cioè, ha È vinto anche un 4 Champions pagamento in che 5 prima anni, o dai. poi doveva arrivare. Quindi il Real, sinceramente, agli ottavi, se dovessi scegliere una big, sceglierei il Real anche per una rivincita. Non mi sembra nel suo anno migliore assolutamente il Bayern Monaco, con l'ennesimo rinnovo che aveva fatto a Il Ribéry e Bayern Monaco sta Robben. facendo un errore che io non credevo fosse nella logica dei tedeschi, cioè hanno questo fatto che si sono affezionati in parte ai loro giocatori. Stanno dal 2006 praticamente, sono sempre gli stessi. Ci manca Toni, centravanti. Sì, Augenthaler, giusto da poco, si sta ancora in difesa. Però, cioè, quando tu hai da 12 anni gli stessi giocatori, cioè anche quelli che erano ragazzini di belle speranze come Müller, centravanti, Adesso hanno 47 anni. No, Robben. squadre Ma Robben è fortissime. lui o il figlio? No, è sempre lui. È sempre Infatti lui. ha annunciato il ritiro, Ma ci salvo fece che 3 gol. non. No, quello No, era dico, Mario no, no, dico, Gomez. ci fece 3 gol ai quarti di finale. Ah sì, vabbè, figurati, può essere, nel senso, per dirti, il Manchester City e il Barcellona forse sono le due squadre più forti, però dire che il Napoli, se eventualmente dovesse Posso dirti beccare una queste cosa? due Il squadre. Manchester City
non mi convince fino. Ma l'ho visto la partita con il Chelsea. È stata la sconfitta del sarrismo, proprio perché la squadra sarrista è stata il Manchester City. Che ha Sarri avuto... si è trasformato un po' in Alberto Bigoni in quell'occasione, diciamo. Ottavio Bianchi. Però si vedeva che lo subiva il Chelsea la forza, cioè non è che giocava così di proposito, però questi non hanno mai tirato in porta sostanzialmente. Eh sì, per questo dico, cioè nel senso... il City, che è una squadra forte, tatticamente la puoi imbrigliare. Ma anche il Barcellona, per dirti, allora, non c'è il Barcellona di Guardiola. Però se becchi Messi e Suarez in giornata, senza dimenticare qualcun altro... Però questa è una difesa che ha frenato... un attimo Neymar, Mbappé, Cavani, cioè voglio dire che magari Neymar non è Messi, però io credo che se dovessimo passare in un girone del genere sarebbe tale l'inizio di Neuro-Sim. Io la vedo una Champions dove veramente può accadere di tutto. Vediamo, ripeto, se dovessimo arrivare secondi come prima abbordabile sulla carta, c'è solo il Porto, poi bisogna vedere però il gruppo del Bayern, perché domani c'è lo scontro diretto ad Amsterdam. Se l'Ajax dovesse vincere, ti devo dire la verità, arriva primo l'Ajax. Ti devo dire la verità, meglio il Bayern, sì, perché l'Ajax sono giovani, si possono galvanizzare, la seconda in trasferta, non sai mai come. Ma poi Amsterdam stanno i coffee shop, i quartieri, a fare di prima partita. Tu dici che da giocatore mi perderei più ad Amsterdam, Monaco di Baviera, non è che è proprio Cuneo. Pinerolo c'è perdizione. Tu sei esperto di Pinerolo. Sono stato a Pinerolo. Cuneo Pinerolo è una tappa famosissima di ciclismo. Penso che è venuto in mente. La tappa di Fausto Coppi. Senti, e quindi la Juventus. L'Inter stasera rischia? L'Inter deve uscire, secondo me. Lo dico io. Solitamente l'Inter non è una delle squadre che più mi sta antipatica. Però, secondo me, non è una squadra che merita gli ottavi di finale per il calcio che esprime. Secondo me il Tottenham riuscirà a vincere a Barcellona. Stavo tutti dicendo no, il Barcellona è serissimo. Anche il Manchester City l'anno scorso era serissimo. Barcellona stasera farà giocare anche dai tifosi estratti. Assorto come premio fedeltà. Sì. Ma poi il Barcellona tiene questa organizzazione. Io sono andato a vedere Barcellona-Napoli, il trofeo Gamper, 7 anni fa. Ma arrivano ancora le email, ogni promozione. Marco, certo, una città, mezza partita. Ci ha acciso. Sono anche assillato. Ho scritto, cercato pure la traduzione in catalano. Sono anche assillato. Questo è facito, pensate a Catalogna, indipendente. E detto, il rischio che il Tottenham vinca è forte. E non sono manco sicuro che l'Inter vinca al 100% contro il PSV. L'Inter, pazza Inter, non a caso. È una squadra che c'ha la cavolata incorporata, quindi può fare la grande impresa come può perdersi. Secondo me il Tottenham è più una squadra che dal punto di vista tecnico meriterebbe, anche perché voglio dire, non sia mai, non passiamo noi e passa l'Inter, passa la Roma che ha trovato a Roma che era in terza fascia, visto quello che è successo nei preliminari, è arrivato in secondo, poi ha beccato un girone in cui sarebbe passato anche il Napoli prima, cioè se andava in quel girone passava anche il Napoli primavera nella Youth League, ma passava pure il Napoli dei 13 punti di Muttica, Leone, perché allora ha fatto un parziale, cioè un complessivo di 5-0-5 contro il Real Madrid tra andata e ritorno, e ha costruito la sua qualificazione vincendo col CSKA di Mosca, col Vittoria Plzeň, squadre che se non becchi nel giorno del compleanno di Cavani, in genere il Vittoria Plzeň si vince. Ma poi Vittoria Plzeň all'epoca teneva quel fuori classe, era obesimo, era un ottimo giocatore. Poi il Napoli, diciamo, era il compleanno di Cavani. Affrontò quell'Europa League un po', diciamo, in tono come un fastidio, perché anche all'epoca eravamo impegnati in una rincorsa contro la Juve. Juventus e Roma sono già passati, sì. Non per la Juve, per amor di Dio. No, è la Roma, ripeto, ha avuto una fortuna incredibile, però questa fortuna si sta ritorcendo contro, sta facendo un campionato veramente. Ma poi c'è l'infortunio su infortunio. Non si può essere sempre fortunati. Io questo dico, siamo stati sfortunati al sorteggio. Non lo so se passiamo, però se dovessimo passare, magari una volta tanto, il Porto allora, agli ottavi. Il Napoli si trova a giocare per la terza volta, per la quarta volta, una partita all'ultima di girone di Champions da vincere a tutti i costi. Doveva vincere a tutti i costi in casa del Villarreal e vinse. Doveva vincere a tutti i costi contro l'Arsenal e vinse, anche se non bastò. Doveva vincere 3-0 per evitare che fosse importante il risultato. Vincere a Lisbona contro il Benfica e vinse. E vinse in una partita atipica in cui
il Besiktas stava perdendo 9-0 dopo due minuti a Kiev. A Kiev. Però il Napoli queste partite non le sbaglia. Libera sono situazioni diverse, nel senso che Liverpool è senz'altro più difficile di Benfica-Napoli, di Villarreal-Napoli. Tra l'altro il Napoli ricostruì la sua qualificazione vincendo in casa alla penultima contro il City. Ripeto, ogni anno fa storia, sì. Ripeto, quello che mi fa stare tranquillo è la tranquillità di Ancelotti, che effettivamente si percepisce. Senti, ma c'è il rischio di un tracollo morale in caso di eliminazione? Questo. Anche se le parole di De Laurentiis di oggi sono state importanti, io mi piace sempre più insecchiare il presidente, stavolta ha detto le parole esatte. No, oggi oggi è stato stranamente sobrio. Sì. O forse aveva bevuto e quindi... No, magari fosse sempre così, no. Allora, ha detto le cose che doveva dire un presidente alla vigilia di una partita. Allora, io penso questo. Sì, malauguratamente tu dici dovessi... che Ancelotti è riuscito a narcotizzare anche De Laurentiis. No, io penso che ci sia la consapevolezza. Che ha detto di tutti i colori. Sì, però io penso che ci sia la consapevolezza che sei capitato in un girone con non due ci sperava neanche corazzate. Yeah.
Regolarità del campionato, magari no, tu pensa che bello, ti trovi in questo. Parini è stato fesso a non fare il Palermo. Devo dire che sto fatto del paracadute, una cosa che mi fa impazzire. No, è una cosa ignobile, sinceramente. A parte il fatto, ma stiamo parlando di Zamparini. A me mi fa impazzire quando ci sono queste cessioni. No, non vi possiamo dire la società. Hanno scoperto questa società.